Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video. Oggi vi faccio vedere come potete preparare in casa una buonissima pizza in padella senza utilizzare il forno. Velocissima perché poi si prepara in soli 10 minuti. Allora, iniziamo subito. Vi occorreranno 100 g di farina 00 e 50 g di semola rimacinata. Se non avete la semola, non vi preoccupate, utilizzate solamente 150 g di farina, un cucchiaino di sale e mezzo cucchiaino di zucchero. Mescolate bene, poi aggiungiamo un cucchiaino di lievito per torte salate oppure, come ho fatto io in questo caso, lievito per dolci, andrà benissimo. Un cucchiaino di olio d'oliva e 90 g di acqua. A questo punto mescolate bene il tutto e create un panetto. Aiutatevi con un po' di farina per renderlo bello elastico e non appiccicoso. Stendete a questo punto un filo di farina per poterlo stendere. Potete stenderlo con le mani, si stende facilmente, o se preferite con il matterello. In questo caso io utilizzerò proprio il matterello. Stendo sempre un po' di farina. Procuratevi una padella. Utilizzate una padella da 24 cm oppure, se la volete bella sottile come ho fatto io, va bene quella da 26. Se la padella è calda è meglio, quindi io vi consiglio di riscaldarla un pochettino prima di stendere la pasta. A questo punto potete condire la vostra pizza. Io farò una semplice margherita, quindi ho cotto un po' di pomodorino. Ci vado a mettere un po' di mozzarella che ho fatto asciugare dal proprio siero. Metto il coperchio e faccio cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti. Poi comunque controllate bene sempre sotto. Quindi cercate di alzare la pizza per vedere se sotto è bella dorata. Se è bella dorata, a questo punto la pizza sarà cotta. Mi raccomando, non togliete il coperchio, ma lasciatelo, almeno si cuoce bene anche sopra. A questo punto la nostra pizza è pronta per essere mangiata. È buonissima, davvero vi consiglio di provare a farla. Se non volete accendere il forno, davvero si prepara come avete potuto vedere in un attimo, senza lievitazione. Quando avete voglia di pizza, preparate l'impasto subito, via, e lo cuocete. È davvero buona. Ragazze, se provate a farla, mi raccomando, fatemi sapere giù nei commenti. Se vi è piaciuta la ricetta, lasciatemi un like e iscrivetevi ai miei social Instagram e Facebook. Mi trovate sotto il nome di Le ricette di Jennifer. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao! Yeah.